Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con il secondo appuntamento delle Ferrari mancanti per la nostra collezione 1 a 43. Oggi scopriamo la 375 F1 di Rosier. Ebbene, eccoci qui per questo video. Devo ringraziare tantissimo Simone dell'edicola Formula 1. Vi ho già parlato di lui, vi lascio il video qui sopra. Andatela a recuperare se avete qualche collezione da vendere o vi manca qualche modellino che volete recuperare. È sicuramente la persona che vi serve. Mi ha proprio lui mandato questa macchina. Peraltro, ne volevo approfittare anche per dirvi che se il modello che vi manca in questo momento lui non ce l'ha sul suo store eBay, non la trovate, contattatelo. Chiedeteglielo perché anche questa non c'era, mi serviva ma poi me l'ha rimediata con il tempo, quindi se vi serve qualcosa scrivetegli pure. Oggi, come detto, facciamo questa 375 F1, che non è un vero e proprio anno che ci manca, ma è una Ferrari che almeno al momento non è stata messa nella collezione. Ci tengo a precisare, ve lo dirò sempre in questi video, che ho ricevuto anche dei commenti, nonostante io ve lo dico, non ho la certezza che questi modellini non verranno aggiunti successivamente, non ho la certezza che Centaura si fermerà a 120. Io nel frattempo me li sono voluti recuperare, li ho voluti mettere da parte, però insomma, se volete aspettare che Centaura prolunghi a vostro rischio e pericolo, lo potete assolutamente fare, perché se poi non lo fa dovrete rimediare anche voi questi modellini. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti quanti i numeri regular che stanno uscendo in edicola e dove troverete anche il primo speciale. Aggiungeremo questo e poi la settimana prossima ne vedremo un altro ancora. Inoltre qui sotto vi lascio il mio gruppo Telegram Visio TV Modellismo, altro metodo importantissimo se volete essere sempre aggiornati sia su quello che esce sul canale ma anche su quello che arriva in edicola. Dunque adesso ci spostiamo sotto, facciamo la solita cosa, vi mostro prima il modellino, poi lo andiamo ad applicare sulla teca classica di questa collezione, così da poterla uniformare con tutte le altre. Spostiamoci sotto. Perfetto ragazzi, eccoci qui esattamente come lo scorso video, abbiamo tutto quanto il materiale, queste sono le etichette, vi ricordo che io le ho fatte stampare in eliografia utilizzando della semplice carta adesiva, quindi niente di più semplice, una cosa molto veloce. L'unica cosa, io mi sono fatto queste scritte con Photoshop, non so se ce l'avete, ma di sicuro qualche amico che vi possa aiutare a fare queste scritte lo potete trovare senza alcun problema. Questa è la teca, questa volta andremo ad utilizzare quella della SF90 di Charles Leclerc. Vi ricordo che io sono riuscito ad ottenerle grazie a un mio amico che ha tolto tutti i modellini dalle teche. Purtroppo se vi manca sarete costretti a comprare un altro modello, perché effettivamente queste teche proprio specifiche della collezione in commercio non si trovano, a meno che non vi volete accontentare di delle teche neutre, insomma non proprio della collezione Ferrari F1 Collection. Allora, eccola qua, la Ferrari 375 F1 1952 Louis Rosier delle Curie Rosier. Come vi stavo raccontando, questa è una macchina che al momento Centauria non ha messo, non ho la certezza, ve lo ripeterò sempre, che non le metterà in futuro, però io intanto mi sono voluto preparare alle eventualità che non arrivino. Questa è la collezione Fabri, la vecchia Ferrari Collection. Come potete vedere la base è molto differente, abbiamo la scritta gialla, manca la teca. Per quanto riguarda la qualità del modello, vi devo dire che è assolutamente in linea con tutte quelle che abbiamo già visto fino ad ora, quindi a livello di decals sulla strumentazione, volante con l'impugnatura in metallo, possiamo vedere sicuramente la leva del cambio, sospensioni e pneumatici sono assolutamente in linea, così come il cerchione. Devo dirvi, molto bella la parte dello scarico, tutte le feritoie dell'auto purtroppo non sono state colorate, vedete, sono semplicemente state scolpite. Buona la presa d'aria anteriore, così come quella del radiatore, che è stata anche scolpita abbastanza bene, ci piace. Parte posteriore abbastanza semplice, quindi adesso faremo quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ormai sapete il lavoro, quindi andiamo a ritagliare le etichette, le sostituiamo e le andiamo ad applicare sulla nuova teca. Va bene? Ragazzi, facciamo un piccolo taglio veloce e ci rivediamo a modello completato.
Allora ragazzi, eccoci qui, lavoro completato. Peraltro volevo anche dirvi una cosa. Nello scorso video mi avete lasciato un po' di commenti con il consiglio di colorare un pochino i bordi dell'adesivo perché si vede un pochino il bianco. Vi assicuro che nella mia stanza, quando faccio i video, c'è veramente tantissima luce, quindi vedete come lo stacco si nota. Ma nelle stanze normali, dove non ci sono proprio le luci bianche sparate sui modellini, vi assicuro che l'effetto quasi non si vede, ok? Questo ci tenevo a dirvelo. Comunque il vostro consiglio di andare a colorare i bordi è sicuramente molto buono. Allora, mi sono trovato un pochino peggio questa volta, perché come avete visto questa base apparteneva a una Ferrari moderna di Charles Leclerc. Di conseguenza i fori sulla base erano di meno e mi sono un pochino dovuto adattare. La macchinina è venuta leggermente spostata verso destra. Se vi mostro la 375 F1 di Gonzalez, capite, vedete come sta leggermente più indietro? Se la Ferrari rossa tocca proprio la griglia di partenza, in questo caso è un po' distante. Ora, non è un grave problema, però vi dico, se dovete comprare delle teghine apposite per fare quello che sto facendo io, prendete la macchina più simile possibile, così siete sicuri di non avere problemi. Peraltro non ho potuto utilizzare neanche la basetta sua, quella piccolina, perché effettivamente non ci andava. Comunque il lavoro mi rende soddisfatto allo stesso modo. Abbiamo aggiunto alla collezione anche questa Formula 1, che peraltro secondo me è molto bella. Se andiamo a fare un piccolo paragone, ci accorgiamo che le macchinine sono veramente identiche, o perlomeno io non ho visto delle differenze. A parte la colorazione degli scarichi, le decals e la vernice, per il resto il modello mi sembra proprio lo stesso. Quindi insomma, hanno cambiato soltanto i colori, ma le macchine sono le stesse. Vi faccio entrare anche il primo episodio che abbiamo fatto, la 156 F1 63, e quindi ragazzi procediamo bene. Adesso ci manca soltanto l'ultima macchina, la faremo la settimana prossima, che peraltro secondo me è anche la più bella di tutte. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like blu. Come questa Ferrari, mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete presa anche voi, se la possedevate già dalle vecchie collezioni o se la volete recuperare, aspettare Centauria. Tutto quello che volete fatelo con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento la settimana prossima, perché dobbiamo andare ad aggiungere la 256 di Brooks, che è bellissima. Restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla Ferrari blu di Rosier è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.